Paura ieri in via Ettore Mura a Lipunti, dove intorno a mezzogiorno si è sviluppato un incendio, probabilmente causato da un cortocircuito in un appartamento di una villetta a schiera. A dare l'allarme è stata la padrona di casa, che vive con la famiglia e un bimbo piccolo, che ha allertato i vigili del fuoco e i vicini di casa. Si sono vissuti attimi di panico, tanto che i residenti dei quattro appartamenti, all'arrivo dei vigili del fuoco, erano fuori dalle loro case, disperati. Un denso fumo si è sprigionato dall'appartamento e la cucina, dalla quale il rogo è partito, ha subito danni ingenti. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore prima di avere ragione delle fiamme. Solo tre delle quattro famiglie hanno potuto fare rientro nelle loro case. La famiglia, residente nell'appartamento dove si è sviluppato il rogo, al momento è ospite di un albergo. I danni non sono ancora stati quantificati, ma da subito è apparso evidente che l'appartamento al primo piano abbia subito danni notevoli. L'intero arredamento è pressoché inutilizzabile ed è stato prima accatastato e poi portato via dagli operai del comune. Matteo Renzi è arrivato a piedi al Teatro Verdi di Sassari poco dopo le 12 di sabato, accompagnato dal candidato presidente del centro-sinistra Francesco Pigliaru e dal sindaco della città Gianfranco Ganau, candidato consigliere nelle liste del PD. Ha attraversato Piazza d'Italia e Piazza Castello stringendo decine di mani e scambiando qualche battuta con i cittadini. L'altro giorno ci avete battuto, ha detto scherzando a un passante che indossava una giacca sportiva rosso-blu, i colori del Cagliari, che l'altro giorno ha sconfitto la sua Fiorentina. Si ricordi di noi, gli ha detto una signora che ha voluto presentargli due figli. Ora pensiamo alla Sardegna, ha detto Renzi, poi penseremo a tutti. Arrivando a Sassari, a chi gli chiedeva un commento sull'annuncio del premier Enrico Letta, che ha preso l'impegno di sbloccare la situazione della politica italiana dopo la consultazione con Napolitano prevista per questa settimana, Renzi ha detto: benissimo, era ora, adesso non ci rimane che aspettare. La biblioteca della scuola di San Donato ha una sezione in più, quella dedicata al multiculturalismo. Sabato mattina si è perfezionata infatti la donazione, fortemente voluta dalla Fondazione Onlus Gabriele Bacchiddu, a favore dell'istituto primario del centro storico, l'unico in città ad ospitare una realtà multietnica e poliglotta. Decine di libri che già da oggi saranno messi a disposizione di tutti gli alunni come strumento per capire il valore dell'integrazione. A nome della Scuola San Donato ringrazio la Fondazione Bacchiddu per questo regalo, ha detto la responsabile della biblioteca Carmela Noce. La nostra è una realtà multiculturale che necessita di molti libri per capirsi fino in fondo, perché la lettura è lo strumento ideale per spiegare ai ragazzi il mondo che li circonda. I libri sono stati messi a disposizione dalla libreria Petali di Carta, che in occasione della donazione dei nuovi volumi ha organizzato un laboratorio di lettura animata. La titolare dell'attività, Franca Mannoni, ha letto alcune pagine delle nuove opere ai bambini presenti. Il tutto si è svolto proprio nella giornata dell'Open Day, ossia il momento in cui la scuola apre le sue porte ai genitori e ai bambini provenienti dalla scuola dell'infanzia, per far conoscere le proprie attività e la propria offerta formativa. Una giornata di festa, dunque, tra laboratori musicali, di pittura, di lettura e di danza. Proprio quest'anno la scuola festeggia i 100 anni dalla sua fondazione. Giorgia Meloni torna in Sardegna per sostenere la lista e i candidati di Fratelli d'Italia impegnati alle prossime elezioni in Sardegna e per sfidare il segretario nazionale del PD Matteo Renzi. L'ex ministro è stata infatti a Sassari al Palazzo della Provincia, in contemporanea a pochi metri di distanza dal sindaco di Firenze che ha parlato al Verdi. Renzi abbia il coraggio di unirsi a Fratelli d'Italia per la battaglia sulle preferenze e sulle pensioni d'oro. Così Giorgia Meloni ha sfidato il segretario del PD. Poi i temi cari a Fratelli d'Italia. Porteremo avanti, ha detto, la proposta del fattore famiglia e la no tax area dal terzo figlio in poi. Riacquistare l'orgoglio di essere italiani significa anche riacquistare la sovranità che è stata svenduta con l'ultimo decreto IMU Banca Italia.
La chiesa di Santa Maria Bambina e l'oratorio Costea Russo nel quartiere di Santa Maria di Pisa ora hanno anche un campo polivalente. La nuova e importante struttura è stata inaugurata nel corso del fine settimana dal parroco Don Gavino Sini insieme a tutti i componenti dell'oratorio. Non è mancata la collaborazione della polisportiva Santa Maria Bambina. Dopo il taglio del nastro e la benedizione, la serata è proseguita all'insegna della buona musica all'interno del teatro, dove davanti a tanta gente si sono esibiti gli Wonder Place, il supergruppo, e non è mancata la musica sassarese proposta da Emilio Migheli e Migos Band. Vi proponiamo alcune immagini relative all'inaugurazione del nuovo campo polivalente. Come parrocchia inauguriamo questo campo che non è di Don Gavino, è della comunità parrocchiale di tutti, anche il tuo, di tutti. Ma soprattutto dei bambini. Noi invochiamo invece la Madonna perché protegga sempre non solo quelli che giocano, ma anche le famiglie, mamma, babbo, tutti quelli che sono a casa, nonni, nonne, tutti devono venire a vedere il campo, ma da di dentro, come facciamo noi qui. Certo, le nonne sarebbero, diciamo, ben invitate a fare una partitella, così voglio vedere. Però, ecco, anche il campo la inauguriamo per loro, per tutti, e anche voglio ringraziare ufficialmente, naturalmente, i componenti e collaboratori di questo oratorio, e un applauso alla famiglia Russo per il carissimo Costi. Ringrazio naturalmente la carissima polisportiva che non in periferia ma dentro il cuore del quartiere, ecco, organizza le partite che portano il nostro nome, vero? Maria Bambina, Santa Maria Bambina. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Il Signore sia con voi. Maria, bambina, è il segno di ciò che la comunità dei credenti può diventare nella crescita sana e santa, quando si apre alla parola di Dio. Uniti a Maria, ringraziamo Dio, nostro Padre. Padre nostro, che sia in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dio Padre della luce, del gioco e della bellezza, che nel suo Figlio, nato dalla Vergine Maria, ci ha aperto i tesori nascosti della gioia grande di appartenere a Dio Padre. Per la grazia dello Spirito Santo, doni a tutti voi nel gioco, nella gioia, salute, serenità e sapienza. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Si apra, ecco, ufficialmente il primo cancello. Don Gavino Sini, siamo pronti per l'inaugurazione del campo polivalente, ovviamente insieme ai componenti dell'oratorio Costea Russo che da tanti anni ne fanno parte, componenti veramente molto molto validi. Don Gavino, a lei insomma in questo momento l'onore di inaugurare questo campo sportivo insieme ovviamente a chi taglierà il nastro, che è la figlia di colui che poi ha fatto tutto questo progetto. Facciamo assieme, Don Gavino. Siamo pronti?
Oratorio Costiarusso Santa Maria Bambina, oggi inaugurazione campo polivalente. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con TeleG in radio, buon inizio di settimana. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci, o info@teleg.tv se invece preferite mandarci una mail. Allora, oggi vi leggo un breve comunicato che riguarda Casa Pound, la sezione sassarese di Casa Pound. Allora, i militanti di Casa Pound, nella sezione di Sassarese, organizzano una raccolta di viveri per le famiglie sassaresi in difficoltà economica. Sarà possibile portare gli alimenti da lunedì 10 febbraio, quindi da oggi, fino a venerdì 14, dalle 17 alle 19, presso la sede di Via Dau numero 8. Aiutateci ad aiutare, questo è lo slogan che ha utilizzato Casa Pound. Potete richiedere tutte le informazioni che volete al 349 1510199, o visitando il sito Casa Pound Sardegna, scusate, mandando una mail a casapoundsardegna@gmail.com. naturalmente potete portare lì nella sede sassarese di Casa Pound pane, no, magari pane no, magari si indurisce, però pasta, pelati, olio, tutte quelle cose che purtroppo nelle famiglie sassaresi stanno mancando sempre di più, e sempre purtroppo a più famiglie. Quindi mi raccomando, facciamo questo piccolo gesto, anche semplicemente un pacco di pasta, secondo me può bastare, però se siamo in tanti sicuramente riusciremo ad aiutare più famiglie. Grazie mille, naturalmente, come sempre io mi fermo qui, vi do l'appuntamento alla prossima e vi auguro una buona giornata. Ciao e grazie. Brevi dalla Sardegna, Porto Torres. L'amministrazione comunale ha provveduto a ripristino del decoro nell'area del Belvedere di Balai, uno dei posti più belli della città, in cui si può ammirare la splendida fascia costiera che va da Porto Torres alla Marina di Sorso. In questi mesi il Belvedere è stato purtroppo oggetto di abbandono di rifiuti. La società Multiservizi ha provveduto a ripulire sia le zone rocciose che le aree verdi. Speriamo che ora i cittadini rispettino questo bellissimo tratto di costa e tutte le altre zone che vengono fatte oggetto di abbandono di rifiuti. Il decoro dei luoghi, commenta l'assessore al decoro urbano Davide Tellini, è fondamentale perché rappresenta il primo biglietto da visita della città. È necessario il contributo di tutti per presentare in maniera positiva Porto Torres anche a chi arriva da fuori. A volte raccontare l'emozione è difficile, specie per chi vive da vicino una realtà come quella della Dinamo. Un insieme di amicizia, speranze, delusioni, orgoglio e consapevolezza che ci portano a vivere in maniera molto semplice un mondo che si confronta con vigore e sacrificio in uno sport che unisce come il basket. Ieri a Milano la Dinamo ha iscritto il suo nome nell'albo della storia di questo sport. La Dinamo ha vinto la Coppa Italia 2014 battendo in finale i mostri sacri dell'ultimo lustro della Pallaspicchi, quella mensana Siena che ha ceduto le armi nei nostri confronti in una gara palpitante che ha sottolineato una cosa davvero importante. Il progetto Dinamo prende corpo giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. Tanto lavoro nel roster di coach Omeo Sacchetti, vero faro, esempio di uomo di sport a 360 gradi, mai una parola fuori posto e timoniere di una navicella che rappresenta un'isola intera. Un'isola che ha affrontato con i suoi tifosi trasferte lunghe e difficili, ma che ha raccolto simpatia e soprattutto rispetto, perché noi siamo così, fieri ed orgogliosi di essere rappresentati da questi uomini prima che atleti.
Grande emozione quando il capitano Vannuzzo ha alzato al cielo la coppa e quando dalla nostra curva si è sollevato il coro che ricordava chi non è più con noi. Sì, questa vittoria è dedicata soprattutto a loro, Mimì Anselmi e Giovanni Cherchi, che avranno condiviso questa gioia. Per concludere, un saluto a tutti i nostri tifosi di ieri e di oggi. Ci saranno altre partite, ci saranno altre vittorie. E ricordate che i sogni non sempre si realizzano, ma non perché siano troppo grandi o impossibili, ma perché noi smettiamo di crederci. E lo diceva Martin Luther King. Domenica, quando chiamerò la squadra, sarà più rispettoso e dolce il Signore e signori, la Dinamo. Mamma, non ti andare.
Domani presso la parrocchia di Santa Apollinare, festa liturgica. Alle ore 16, adorazione eucaristica per gli ammalati. Alle 17, il Santo Rosario. Alle 18, la Santa Messa. E alle 18:30, la processione confiaccolata all'interno della chiesa. Porto Torres. Si informano gli utenti disabili che usufruiscono del servizio ATP che è necessario recarsi negli uffici delle associazioni di categoria o presso gli uffici sindacali presenti in città per avviare le pratiche di rinnovo dei tesserini validi per l'anno 2014. La società Eurospin Torres Calcio Femminile ricorda ai tifosi e agli appassionati che nelle edicole di Sassari, Sennori, Porto Torres e Castelsardo è in vendita al costo di 10 euro il calendario 2014 della squadra. TG Informazione e Approfondimento, orari messa in onda. Dalle ore 13 alle ore 15:30. Dalle ore 18:30 alle ore 20:45. Dalle ore 22 alle ore 23:30.